Oggi vediamo come scegliere le tende in casa stanza per stanza. Partiamo considerando le diverse tipologie di tende con una selezione delle mie tre preferite, quelle che uso più comunemente. Poi vediamo ogni stanza quale tenda sposa meglio e infine ci sarà una sezione dedicata alle domande più frequenti che ricevo in merito. Tipologie di tende, ne consideriamo tre, quelle che consiglio più comunemente ai miei clienti. Le prime, le tende a onda, le più scenografiche, richiedono circa 25 cm di profondità ed è una misura da tenere in considerazione quando si posiziona l'arredo o si progetta una veletta. Sono morbide, regalano grande profondità allo spazio e decisamente rivoluzionano e rifiniscono qualsiasi stanza. Seconda tipologia, le tende a rullo. Sono più piatte, quindi occupano meno spazio, il materiale è lavabile anche con una spugnetta, quindi un materiale sintetico facile da tenere, ed esistono manuali da avvolgere con una catenella oppure quelle motorizzate che si comandano da remoto. Infine consideriamo la terza tipologia, ovvero le tende a vetro, che sono una soluzione pratica e compatta, filtranti che diffondono bene la luce ma che occupano il minimo dello spazio e ci lasciano la possibilità di aprire le finestre con agio, particolarmente indicate quindi quando abbiamo delle porte finestre con anta battente. Le diverse tipologie di tende possono anche essere combinate tra loro, facciamo alcuni esempi. Su grandi vetrate in una casa moderna potremmo inserire un primo livello di tende da rullo per dare maggior oscuramento, soprattutto se si tratta di una stanza dove abbiamo per esempio un televisore, quindi vogliamo creare massima privacy e buio quando è necessario, e poi possiamo mettere un secondo livello di tende drappeggiate, quindi morbide ad onda, che creano invece più morbidezza e danno più profondità. Le due cose non vanno in contrasto e in questa soluzione si può nascondere tutto in una veletta progettata a monte in modo tale che la soluzione dall'esterno risulti più pulita possibile ma assolutamente funzionale. Secondo caso dove possiamo avere due livelli di tende è quello di avere sempre due tende a onda ma che danno una profondità differente. Un primo strato può essere più filtrante, quindi con un tessuto decisamente più leggero che lascia trasparire il massimo della luce ma regala comunque la morbidezza tipica della tenda a onda, e poi un secondo strato che può avere una doppia funzione. Può essere un drappo laterale puramente decorativo che dà un accento di colore o che porta un pattern, una fantasia a seconda dello stile della casa, oppure può essere sì un drappo laterale ma anche funzionale nel caso in cui abbiamo bisogno ancora una volta di maggior oscuramento. Può essere perché non abbiamo un sistema oscurante tipo tapparelle veneziane o persiane, oppure può essere perché vogliamo maggiore flessibilità, quindi la tenda secondaria avrà anche la funzione di creare il buio all'interno della stanza. Queste sono le tre tipologie che io utilizzo di più e ne esistono ovviamente anche di altre tipologie, per esempio le tende a pannello che sono una via di mezzo tra le tende a vetro e le tende a onda, occupano un determinato spazio in profondità perché corrono su un binario e ci sono una serie di binari, tanti sono i livelli che vogliamo dare alle nostre tende a pannello. È una soluzione che a me piace meno perché possiamo dire che non è né carne né pesce, non dà la profondità che dà comunque la tenda onda ed è piatta come una tenda vetro ma ne occupa più spazio, quindi tra le soluzioni non è tra le mie preferite ma comunque la tengo in considerazione. Se avessi selezionato anche un quarto punto ci sarebbe stata pure la tenda a pannello. Ora veniamo a considerare stanza per stanza quali tende io consiglierei, come se noi, io e voi, fossimo in video call e mi chiedeste in ogni stanza io cosa metterei. Partiamo dalla cucina, dove per me la risposta è semplice: praticità, funzionalità. Quindi tendenzialmente consiglio delle tende a vetro, dove se abbiamo una finestra battente siamo comodi nell'aprirla e abbiamo comunque privacy senza togliere funzionalità e spazio. E tra l'altro è molto facile da pulire e anche il tessuto è poco, perché consideriamo che le tende vanno lavate, vanno mantenute perché raccolgono
polvere. Quindi in un ambiente come quello della cucina, meno polvere c'è, meglio è, e sono sicuramente più pratiche. Ci sono poi occasioni in cui consiglio di non mettere la tenda, se per esempio il piano della cucina va a ridosso della finestra e quindi la tenda comunque sarebbe un impiccio. Diverso è il caso in cui, per esempio, come nella Western Riverside House, dove abbiamo una finestra che è una finestra alta e arriva fino vicino le colonne, in quel caso non c'è impiccio perché abbiamo abbastanza spazio per poter mettere la tenda onda e comunque sia non abbiamo un piano di lavoro ma un'anta di un elettrodomestico. Nel living la soluzione più gradevole è quella delle tende a onda, morbide, scivolate. Tra l'altro una precisazione sulle tende a onda: ci sono diverse tipologie di meccanismi e di strutture per poter creare delle tende morbide. Le tende a onda possono essere create con un bastone piuttosto che con un binario, con dei gancetti prefissati che quindi hanno anche una distanza predefinita e fissa, oppure possono essere lasciate più random, quindi con anelli o gancetti, però si possono movimentare in maniera più libera. Tendenzialmente io preferisco questa soluzione piuttosto che il bastone, cosa di cui parleremo dopo. Non mi piace tanto l'idea di avere queste tende scandite in maniera super regolare, che risulta un po' freddo e sul lungo fa più camera di hotel di medio livello. Nel living quindi dicevamo tenda onda, singola o doppia, magari con una bella stola laterale che porti un accento di colore all'interno della stanza e anche una texture differente. Si possono scegliere tende con una grammatura più pesante, con un cotone spesso, piuttosto che con un velluto che riflette anche la luce in maniera diversa e più interessante. Si può anche considerare di inserire un pattern se lo stile dell'arredamento lo richiama, per esempio se stiamo arredando in maniera eclettica si sposa a pennello un'idea di pattern anche nella tenda che vada ad accompagnare la tenda filtrante del primo livello. Secondo me bisogna osare con il colore, con le texture, lavorare con degli elementi decisi quando si vuole farlo in maniera intenzionale. Le tende che hanno piccoli pattern, piccoli ricamini, quel vedo non vedo, secondo me sono assolutamente out. Molto meglio lavorare con delle tende filtranti di un bianco naturale come base e se si vuole dare un tocco in più bisogna lavorare con le stole laterali, con queste pannellature laterali che abbiano però un certo spessore, non devono essere un po' timide nell'ingresso all'interno della stanza. Per la camera da letto la considero al pari del living, ci vuole morbidezza, ci vuole un senso di calore avvolgente, luminoso, quindi la tenda onda è la tenda perfetta, si può anche inserire una stola laterale anche asimmetrica, quindi rispetto alla finestra possiamo decidere se porre da entrambe le parti la stola oppure solo da una parte per creare una simmetria e renderla ancora più interessante. Per quanto riguarda la cameretta il discorso è il medesimo, decisamente le tende a onda danno più profondità. Talvolta sia in camera che in cameretta abbiamo poco spazio, in questo caso la tenda a vetro va benissimo, occupa poco spazio ed è funzionale e luminosa. Nel bagno abbiamo diverse opzioni, se si tratta di una sala da bagno elegante e anche sufficientemente grande, una tenda a onda regala eleganza ed è assolutamente azzeccata. Altrettanto valide sono le soluzioni a vetro oppure a rullo per dare un senso di privacy in ogni caso, ma anche per salvare spazio. In tutti quei bagni che combinano diverse funzioni, la zona bagno magari insieme a quella lavanderia, consiglio assolutamente delle tende a vetro che occupano poco spazio e sono estremamente funzionali. Anche la tenda a rullo è una buona idea in tutti quei bagni dove abbiamo per esempio o finestre alte che quindi non arrivano alla zona sanitaria, oppure se è alto il piano al quale ci troviamo o comunque non abbiamo nessun edificio, nessun altro appartamento davanti. Per garantire la privacy decisamente la tenda filtrante a vetro
è la migliore. Per gli spazi secondari come corridoi, cabine armadio e spazi di servizio in generale, secondo me non bisogna rinunciare allo stile. Sono comunque ambienti vissuti nel quotidiano e quindi bisogna anche in questo caso curarne i dettagli. Se abbiamo delle zone di passaggio con delle finestre piuttosto che una cabina armadio con una finestra, anche lì il trattamento delle tende, delle finestre va fatto in maniera tale da valorizzare il design che abbiamo e lo spazio che abbiamo a disposizione. Una stanza armadi sufficientemente grande è assolutamente valorizzata da delle tende morbide. In una dispensa invece, dove abbiamo bisogno di vedere bene all'interno dell'ambiente, anche una tenda rullo che ci permette di dare massima luce all'interno dell'ambiente è una soluzione consigliata. Il mio consiglio è quello di non arrivare in fondo a pensare alle tende, ma progettarle insieme al resto dell'arredo per dare un'atmosfera completa quando si va a vivere la casa. Veniamo ad alcune delle domande più frequenti che ricevo e me le sono segnate. Se sotto la finestra ho il termosifone, come faccio? Il mio consiglio è quello di applicare una tenda a vetro per non avere una luce diffusa e privacy, e poi a lato della finestra inserire due pannelli di tende a onda in modo tale da allargare otticamente la finestra, mascherare leggermente il termosifone senza togliere la sua capacità calorifica. Seconda domanda: quanto devono sbordare lateralmente le tende? Dai 15 ai 20 cm per lato. In questo modo faranno sembrare le finestre ancora più ampie e non si vedrà l'imbotte della finestra, che effettivamente risulterebbe poco rifinito. Le tende a onda devono toccare terra? Devono sfiorarla dal mio punto di vista, devono essere sufficientemente lunghe da arrivare a terra, ma non troppo lunghe da raccogliere polvere. Quarta domanda: meglio utilizzare il binario o il bastone? Secondo me tra le due soluzioni non ce n'è una da preferire. Nel caso del bastone, meglio fissarlo più in alto possibile, considerando la distanza tra profilo della finestra e il soffitto dobbiamo rimanere a due terzi verso l'alto. Invece nel caso del binario, è sempre necessaria, fondamentale avere una veletta? Assolutamente no. La veletta può nascondere, può essere un profilo in cartongesso studiato con un ribassamento, oppure può essere un'aggiunta, un profilo che corre lungo il perimetro della stanza e va a nascondere il binario. Però non è assolutamente necessario, perché le tende rispetto al gancetto salgono di qualche centimetro e se venisse anche fissato il binario a soffitto, c'è un meccanismo tale per cui la tenda stessa andrebbe a coprire il meccanismo di scorrimento, quindi da fuori non si vede assolutamente niente, anzi sarebbe la tenda che sfiora il soffitto. Ci sono diversi meccanismi di fissaggio, sia a soffitto appunto, ma anche a parete per situazioni particolari, con dei braccetti che vanno a sostenere il binario. Infine, con un tetto in randa, quindi un tetto inclinato, si possono utilizzare le tende a onda? Assolutamente sì. Vengono tagliate in maniera tale da riuscire a compattarsi scorrendo lungo il binario e una volta distese il profilo sotto combacia perfettamente, perfettamente allineato e con planare. Per oggi è tutto, spero di aver esaurito la maggior parte dei dubbi con questo video. Ne avevo realizzato anche un altro che è stato molto guardato su YouTube e ve lo metto qua e anche in descrizione. Se queste informazioni vi sono state utili, lasciate il like e iscrivetevi al canale per le prossime design tips.